Mister, le impressioni dopo questi primi giorni di lavoro? No, ma noi le impressioni sono buone perché la squadra, come sempre, lavora, è dedita al lavoro. Noi abbiamo fatto appunto una prima parte di test di valutazione delle qualità fisiche e dopo di queste abbiamo iniziato a lavorare prima un pochino sulla parte aerobica e anche specifica. Adesso chiaramente stiamo iniziando a spingere e si vede anche la fatica, no? nella partita. Però bene perché comunque un gruppo di ragazzi giovani che ha entusiasmo e che lavora forte. Queste sono test che ci servono appunto per mettere minutaggio, per mettere è la prima partita a campo così grande. Abbiamo sempre cercato ora di lavorare su altre componenti. La cosa principale in queste gare è che non ci siano infortuni, perché ti permettano poi di ripartire con il lavoro, e questo c'è stato. Ci sono mossi anche bene i ragazzi, alcune indicazioni le abbiamo viste, è un buon test. Noi abbiamo, perché no, quando qualcosa funziona si cerca di portare avanti. Poi è chiaro che ci possono essere delle situazioni ma io non credo nella staticità dei moduli, specialmente quest'anno ancora di più dobbiamo fare un calcio dinamico, di aggressione, di compattezza, perché questa è la categoria che te lo richiede ancora di più. Un'impressione sui nuovi arrivati, sulle new entry impiegate quest'oggi? Sisè ha fatto molto bene già subito in gol, e che gol! Sì, no, ma noi, guarda, stiamo cercando tutti insieme di accelerare il loro inserimento, sia dal punto di vista appunto del gruppo, ma anche del nostro progetto tattico, e c'è grande disponibilità. Questa è la cosa più importante. Poi è chiaro che è presto per dare le valutazioni, ma quando c'è la disponibilità, come ce la stanno mettendo questi ragazzi, sto parlando dei nuovi arrivati, questo è fondamentale anche per accelerare l'inserimento all'interno della squadra. Anche Frabotta ha fatto molto, molto bene tra le new entry di questa squadra, di questa rosa. Sì, ma lui è un ragazzo che viene da un infortunio, però come ho detto prima c'è grande disponibilità, lui ha voglia, sa che per lui è una stagione importante, determinante, e deve trovare delle conferme, e quindi gli daremo appunto il tempo che necessita per entrare dentro il gruppo con grande determinazione. Sono ragazzi che noi abbiamo cercato di prendere giocatori che abbiano anche grandi motivazioni, che si mettano in discussione, abbiano voglia di grande determinazione, grande voglia, grande fame. Questo l'abbiamo trovato, come ho detto prima, grande disponibilità, e quindi si lavora forte con grande attenzione. I ragazzi mi conoscono, poi io cerco di dare tutto me stesso. Sappiamo che abbiamo tutti una sfida meravigliosa, difficile, complicata, ma proprio per questo è bellissima, no? E quindi dobbiamo tutti lavorare in questo senso. Io da questo punto di vista darò tutto me stesso con il mio staff per fare in modo che si possa essere pronti a questo campionato. Un gruppo che si sta cementando in questi primi giorni di ritiro. Sì, ma questo no, non mi sorprende, no? Anche se poi è sempre un periodo un pochettino che può anche così togliere un po' di attenzione per il mercato, per la sessione di mercato così lunga, però questo noi siamo sempre rivolti con grande attenzione al lavoro, e da questo punto di vista cerchiamo di tenere la testa ferma lì, anche specialmente per i ragazzi. Nel calcio perlomeno il leader deve essere intanto il progetto tecnico, deve essere quello che noi vogliamo fare, cercare di costruire con una forte identità. Anche in un campionato complicato e difficile si può fare, si deve fare, perché è l'unico modo
per pensare di poter mantenere questa categoria. In uno spogliatoio ci sono tanti piccoli leader, l'idea di gioco è la cosa più importante, e poi ognuno deve lavorare appunto con grande attenzione, con grande partecipazione. Quando c'è rispetto, c'è educazione, c'è voglia, c'è attenzione, è quello che diventa il leader.